Ciao Belini, benvenuti o bentornati sul canale. Forse un po' troppo entusiasmo per l'inizio di questo vlog, che sarà un vlog noiosissimo ed è il mio primo giorno di quarantena. Bene, sì, io sono in una zona vicino a Monza, qui in Lombardia, e Lombardia, come lo sapete, è zona rossa, quindi ci aspettano 15 giorni minimi di lockdown, poi vedremo un po' come andrà. Quindi ho deciso di vloggare, mi porterete compagnia oggi perché non mi voglio deprimere inutilmente più di quanto io abbia già fatto. E quindi iniziamo così la nostra giornata. Oggi facciamo cose. Non guardate neanche i miei capelli perché oggi si torna al biondo. Oggi mi faccio Alicia Touche. Però prima un po' di skincare. Adesso vado a mettere la crema contorno occhi di Boro Cosmetics. Questa è la Hydra Lift, che la amo, raga. Sono già alla seconda confezione che acquisto, ma ve ne ho già parlato ovunque. Instagram, qui, video dei preferiti del periodo. Comunque. Ora vado ad applicare un po' di prodotti skincare e poi incominciamo con la nostra giornata, perché voglio fare un po' di cose, tra cui andremo a fare insieme appunto i capelli, voglio preparare il ragù con voi, vediamo se verrà buono il mio ragù, di solito viene buonissimo il mio ragù, però chi lo sa, magari oggi non verrà così buono. Visto che non devo uscire, non mi devo esporre al sole, vado ad applicare anche il siero di Hello Body, questo qua è il Rose Vine. Dentro ha una percentuale di acido glicolico, per il quale è meglio evitare appunto di esporsi al sole, ma visto che appunto oggi sto in casa e di sole non ce n'è neanche un bel po', posso anche applicarlo per questa giornata. Comunque generalmente lo consigliano da applicare come siero per la sera, non da siero giorno, poi comunque. Io in realtà dopo che mi sono fatta i capelli andrò a farmi la doccia, quindi. Andrò a ripulire ancora un'altra volta il viso da tutto. Non lo terrò per molto. E niente, vado ad applicare anche la Rose Velvet, che è la crema leggerissima, sempre della stessa linea di Hello Body del siero, con movimenti dal basso verso l'alto. Comunque volevo sapere da voi in che zona siete, appunto, visto che io vi ho rivelato di essere in zona rossa. Vorrei sapere qui sotto nei commenti, ditemi se anche voi siete in zona rossa, arancione, gialla, insomma di dove siete, mi fa comunque molto piacere sapere anche la vostra su come state passando e vivendo questo periodo. Un comeback verso marzo. Mi sento ritornata all'inizio dell'anno. Quindi beh, sicuramente cercherò il più possibile di tenervi compagnia anche qui su YouTube con qualche video extra. Magari se riesco al posto di classici due video del martedì e venerdì, fare uscire qualche video in più o qualche speciale, anche se purtroppo. Non avevo chissà quale tematiche pronte di video, volevo fare qualche video o cose così, ma non avendo neanche la possibilità di uscire di casa e soprattutto visto il fatto che forse è meglio evitare di proporvi di spendere soldi in questo periodo prima che qualcuno si infuri, eviterei. Comunque adesso dovrei fare un attimo una call, in realtà a brisa, niente di che, ma volevo essere un po' aggiornata, sapere come stava. E poi andiamo insieme a preparare il ragù. Quindi sì, faccio questa call e ci vediamo direttamente in cucina. E eccoci qua in cucina, a sfondo della cucina e sono già pronta. Carote dall'orto di Habemus Cibo, ve lo taggo qui sotto il suo link Instagram, comunque dà sempre un sacco di consigli fantastici per quanto riguarda la cucina e quindi vi consiglio di suggerire il suo profilo. E queste carote arrivano proprio dal suo orto. Ora le pulisco e poi le affetto bene per fare un trito per il soffritto di carota e cipolla. Purtroppo non ho il sedano, o forse dovrò controllare se lo trovo in freezer. Se lo trovo in freezer, magari lo aggiungiamo in finale. Ora io vado a preparare anche la cipolla e poi ci vediamo con il soffritto fatto, così vi mostro bene come vado a fare il mio ragù che tanto amano tutti. Ed eccolo qua il mio soffritto. Ora vado a versarlo direttamente nella pentola e vi porto con me. La pentola è sul fuoco, non so quanto mi vedrete, se si metto qui vedrete. La pentola è sul fuoco, vado ad aggiungere dell'olio extravergine d'oliva, ne metterò un bel po', cioè un bel po', ne metterò tipo 2-3 cucchiai, perché comunque sto facendo del ragù abbondante. Vado a versare il nostro trito per il soffritto di carote e cipolla e faccio rosolare un pochino il soffritto, abbassando anche un pochino il fuoco, in modo che non bruci, in modo che però si vada a insaporire bene, a profumare e insaporire poi bene tutta la nostra carne. Vado a prendere il macinato e mettiamo il macinato, in questo caso sono 400 grammi di bovino
Vado a prendere direttamente il macinato dalla ciotola con le mani e a strapicciarlo e spezzettarlo tutto all'interno della pentola, in modo che non faccia una palla ma si divida bene come il ragù deve essere. Ed ecco qua, ci siamo quasi. Ora, una volta che l'abbiamo spezzettato tutto dentro la pentola e che ha già iniziato a rosolarsi un po' e a cuocersi leggermente, vado a mischiarlo in modo che la cottura sia uniforme per tutta la carne. Deve diventare un po' bianchina. Tengo sempre in movimento anche in modo che non si attacchi, ecco, specialmente sui lati della pentola in cui non è andato di certo l'olio. Ho acceso anche la luce perché inizia a fare già subito buio e sono appena le 4:30. La giornata oggi è andata super veloce. Tra le altre cose, prima quando sono stata al telefono con Brisa, come al solito siamo state al telefono un'oretta e quindi ho perso via un po' di tempo, ma avevamo da aggiornarci un po' e da consolarci soprattutto. Scusate se non mi vedete in faccia, ma non riesco a mischiare altrimenti. Quando arriviamo più o meno a questa consistenza del ragù, come vedete, quindi che è diventato bello bianchino, posso andare a alzare leggermente la fiamma e quando il sughino si sarà un po' evaporato qui al centro andrò a versare del vino bianco per sfumare. Ora posso andare a bagnare finalmente con un po' di vino bianco e faccio sfumare bene il vino. Intanto, a parte, sono andata a preparare il brodo che poi andremo a utilizzare durante la cottura del ragù per non farlo asciugare, diciamo, per mantenerlo morbido e per dare soprattutto sapore. Ovviamente ho fatto un brodo vegetale perché la carne qui è già bella presente. Ora che il vino si è sfumato bene bene bene, vado ad aggiungere un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Giriamo intanto bene per non farlo attaccare, mi raccomando, questo è fondamentale perché se brucia il ragù, brucia, non c'è niente da fare. Ora andiamo ad aggiungere la salsa di pomodoro. Io amo la Mutti, e infatti questa è la Mutti, e trovo che sia perfetta per il ragù. Ok, sciacquo anche un po' la bottiglia con un goccio d'acqua, vado a versarla direttamente nel ragù. E questo adesso deve cuocere a fuoco basso basso per almeno 2-3 ore. E ogni 20 minuti ci aggiungo un po' di brodo vegetale. Quindi noi possiamo continuare a fare anche tutto il resto delle nostre cose, possiamo continuare con la nostra giornata e lasciamo, diciamo, il ragù un po' lì ad andare con il suo coperchio. E quindi niente, il ragù adesso noi lo lasciamo lì e noi possiamo procedere, continuare con la nostra giornata e direi di spostarci in bagno per andare a sistemare i capelli perché sono veramente inguardabili. Sono tornata castana praticamente perché il biondo parte da qui. Quindi sì, devo assolutamente fare degli chatouche. Ora andrò in bagno e passiamo a sistemare i capelli. Bene, okay. Ci sono dei problemi tecnici di luce, però a me questa luce serve tantissimo perché sennò non vedrei il lavoro che faccio. Quindi spero che riusciate a vedere al meglio, sennò magari provo a sistemare poi in post-produzione. Perché vedete c'è un getto di luce subito sopra di me, però al momento non ho altri modi in cui posso parlarvi se non quello, quindi devo per forza utilizzare queste lampadine perché sennò non mi vedrei. E chiederò l'assistenza di mamma che con un doppio specchio mi aiuterà a vedermi dietro, perché vado a farmi delle sfumature. Non voglio tornare al biondo come una volta, ormai sono cresciuti i miei capelli castani tantissimo e quindi secondo me non è il caso di andare a fare un'altra tinta e rischiarli tutti. Ma voglio fare uno chatouche e togliere un po' di ricrescita, cioè alzare la sfumatura, detto in modo più tecnico. E nulla, questi sono i miei capelli in questo momento, come vedete c'è un bel castano e poi vedremo dopo il risultato finale insieme. Adesso mi devo mettere all'opera e prendiamo una ciotolina delle mie, una ciotolina per le tinte, ho un pennello, quindi ho, ok, i miei attrezzi. E niente, vado a preparare un po' di decolorazione a 10 volumi, proprio leggerissima, e vado a fare queste.
Dimmi come, dove, quando. No, io ce la posso fare. Basta che rimani immobile, io vedo tutto, Così va bene. Sì. Vedi? Io mi vedo Allora perfettamente. vedo tutto io. No, tu non vedi che io mi vedo. Io mi vedo che mi vedo. Guardate che io mi veda che mi vedo. Purtroppo però la guardare allo specchio è bruttissimo. Non ce la fai. Oddio! Non ce la fai. Stai prendendo. Aspetta, devo ragionarlo. Devo ragionarlo. Guarda che tu ridi e scherzi, ma non è la cosa più facile del mondo. Proprio per il fatto La parte che... centrale devi farla fare da qualcuno, vedi che è ancora lì là. Mi No, ma io non lo voglio scoprire tutta, parte in chiarire mezzo dove tutta. c'è il ricciolino, Lo vedi? so, infatti, L'ho fatta questa quella. parte va portata di qua e devo fare anche quella. È Ancora, che, Dio, ho sbagliato a prendi ancora. fare. Prendi ancora i capelli, Sì, lo un so. po' più su. Cioè, ti giuro, sai che faccio prima senza... Che lo specchio mi serve solo per riferimento, ma se guardo nello specchio non riesco a fare quello Se che hai devo fare. contatto e ci riesci, Sì. e tu non hai Ho dei contatto, cioè a un problemi. certo punto fermati, non guardare più, ma pensa, concentrati su te stessa. Shampoo, maschera, ovviamente un bel trattamento, un bel momento di hair care e poi andiamo insieme a vedere cosa mangiare stasera. Comunque adesso devo aspettare un po' di minuti e mentre aspettiamo stavo un po' pensando, cosa ne pensate voi di questo nuovo DPCM? Siete tristi? Come l'avete presa questa nuova situazione di lockdown? O comunque in base alla zona che siete, gialla, rossa, arancione? Le situazioni sono un po' diverse, qui non è stato affatto preso bene. Io infatti credo che purtroppo anche questa sera ci sarà qualche rivolta qui a Milano come c'è stata anche ieri. Vedremo come va, perché comunque ovviamente le persone non stanno accettando a livello economico questa situazione. Voi con il lavoro come siete messi? State continuando ad andare a lavorare oppure siete a casa dal lavoro? Fatemi sapere qui sotto nei commenti come state vivendo questo momento, questo periodo. Io adesso torno a controllare il mio ragù, così vediamo un po' in che stato è. Eccoci qua in cucina ed ecco la situazione ragù. Cosa ne dite? Diamo anche una bella mischiata. Un paio d'ore e sarà pronto. E ora mi metto qua tipo 20 minuti ad aspettare mentre ogni tanto controllo le schiariture. Sto guardando Charmed, streghe in italiano, ma ve l'ho già detto nel video Fall Essential. Se non avete visto, vi lascio qui sopra o comunque alla fine del video. Adesso mi rilasso. E aspetto che il colore faccia il suo effetto. Scusate l'immagine un po' traballante, ma vi ho messo su un piedistallo di supporto così, un po' inventato, è una candela. E quindi sto cercando di tenere anche la candela ferma. Ci vediamo dopo, quando ho finito di lavare i capelli. Eccomi qua. Sono
sto già scaldando l'acqua della doccia, sono passati circa 25 minuti e adesso vado a sciacquare tutto, così poi dopo andiamo ad asciugare e vediamo il risultato finale. Non vedo l'ora di vedere perché era da un po' che non mi facevo le schiariture, mi stavo vedendo un po' tutta scura, era un po' strano, quindi boh, non vedo l'ora di vedere il risultato finale e di vedermi finalmente con un colore più sfumato e naturale. E fatto un po' di piega ai capelli, però voi sapete che sotto la cheratina, quindi non sto a piastrarli, o okay, che semplicemente li vado ad asciugare col phon e un po' con la spazzola rotonda. Questo è il risultato. Come vedete, non ho più un effetto super ricrescita, ma sono molto sfumati. E adesso, quando faccio la coda, si vedono delle sfumature e non si vede più quel rigone nero che non mi piaceva per niente. Questo ovviamente è sfumato ovunque. Vi faccio vedere anche i capelli dietro e così mi dite cosa ne pensate. Ma mi ero troppo troppo stufata di vedermi tutta bionda e mi ero anche tutta troppo stufata di vedermi con tutta quella ricrescita. Quindi ho fatto una via di mezzo. Ora mi sono già messa il pigiama comoda visto che ho fatto la doccia. Procedo con fare ancora un po' di skincare e poi vado a mangiare, visto che il nostro ragù è quasi pronto. E penso proprio che andrò a mangiare un pochino di ragù con degli gnocchi e il restante ragù lo terrò per domani, perché ho intenzione di fare delle buonissime lasagne alla bolognese, quindi con ragù, besciamella, proprio classiche. E niente, questa prima giornata di quarantena sembra essere abbastanza volata. Mi sono svegliata tardi in modo da riposarmi un po', rigenerarmi un po'. Spero che questo periodo passi in fretta. Ma adesso, visto che sono già le 7 meno 20, vado a mettere su l'acqua e mi svago via, che è il caso di non pensare a queste cose. Siamo solo al primo giorno. Sono tornata, eccomi qui dopo mangiato, finalmente mi posso rilassare un po'. A letto tranquilla, tanto non ci sarà molto da fare questa sera. In realtà il mio programma è Guerra di Grande Fratello. Però sono solo le 8:30, quindi ora guarderò sicuramente un po' i vostri commenti sotto al video che è uscito oggi, in quanto oggi è venerdì e quindi alle 15 è uscito un nuovo video, ma io stavo vloggando, ero impegnata un po' con voi e quindi non ho potuto guardare i vostri commenti. Adesso vado a rispondere un pochino ai vostri commenti e poi boh, guarderò qualche video su YouTube che è uscito oggi. Intanto aspetto la diretta di Grande Fratello e questa sera passerò la mia serata così, tisana, sotto le coperte, guardo Grande Fratello e me ne sto tranquilla. Ho finito di leggere tutti i vostri commenti all'ultimo video, quello che è uscito oggi, quindi il video del makeover del mio mobile Kallax di IKEA. E sono veramente contenta che vi sia piaciuto il modo in cui sono andata a trasformarlo ed è davvero funzionale ora così. Infatti all'interno sono riuscita a sistemare nei cassetti tutta quella che è la mia lingerie e l'intimo, quindi alla fine il video in cui vi mostro come sono andata a organizzare i cassetti non ci sarà per ovvie ragioni, per il semplice fatto che non credo che ci sia interesse da parte vostra nel vedere come sono andata a organizzare i cassetti dell'intimo. C'è un cassetto delle calze, un cassetto delle mutande, un cassetto con i reggiseni e un altro cassetto in cui tengo collante, sottovesti. Ne ho tre, quindi le ho messe dentro lì in modo che sia molto comodo. Ne ho una color carne, una nera e una rossa, quindi le ho messe dentro in modo che se mi dovessero servire le utilizzo, anche se sono dei capi che di solito si utilizzano un po' meno. Sta per iniziare Grande Fratello, infatti manca, penso, questa pubblicità e poi ci sarà l'inizio. Penso che la prima serata su Mediaset si sia spostata tremendamente in là con l'orario, infatti sono già le 10 meno 10 e io sono molto stanca, quindi penso che concluderò in questo modo e qui il vlog di oggi. Vi
passerò appunto questa serata guardando Grande Fratello e poi penso che tra un'oretta in realtà dormirò. Non riuscirò a guardare di certo fino alla fine il programma. Anche voi state guardando questa nuova stagione di Grande Fratello VIP, ma mi sta tenendo molta compagnia in questo periodo, visto che comunque le uscite sono già limitate da un po' e penso che andrà avanti ancora un po' per così, esattamente come il GF che andrà avanti fino a, appunto, mi pare febbraio, se non ho mai capito. Ora vi saluto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e se non volete perdervi nessun nuovo video ricordatevi di attivare anche la campanellina. Vi mando un mega bacione, bellini, e noi ci vediamo come sempre ogni martedì, ogni venerdì, sempre alle 15, qui sul canale. Ciao, buonanotte!